Ciao ragazzi e benvenuti. Oggi parliamo di un esercizio che vi servirà per la tecnica, per la velocità, per gli unisoni, per la coordinazione, tutto questo insieme. Oggi vediamo un modo un pochettino diverso di studiare queste cose. Di solito, soprattutto per quanto riguarda la coordinazione, c'è la tendenza, da una parte anche giustamente, a dire: ok, se studiamo la coordinazione binaria, cioè ottavi, sedicesimi, trentaduesimi, la studiamo così. Poi dall'altra parte c'è quella ternaria, cioè terzine, sestine, eccetera eccetera. Oggi cerchiamo di mettere insieme queste due cose, cioè andiamo a mettere insieme il binario con il ternario. Vi faccio vedere un primo esercizio che si basa su questo concetto qua e metterò gli ottavi dritti insieme alle terzine di ottavo. Allora, aprite bene la mente. In pratica una mano suonerà in binario, una mano suonerà in ternario. Adesso vi faccio vedere. Incominciamo con la nostra mano forte a fare ottavi normali e la mano debole per prima cosa fa gli unisoni insieme alla destra, cioè tutte e due all'inizio suonano binario, poi dopo si sposterà e suonerà ternario, cioè incomincerà a suonare le terzine mentre la nostra mano forte continuerà a fare gli ottavi normali. Stiamo attenti quando facciamo le terzine a non velocizzare o comunque cercare di fare le terzine fatte bene. Per capire se stiamo facendo bene le terzine, al massimo possiamo suonare la mano destra sulla gamba per sentire veramente se la sinistra sta facendo le terzine oppure se sta facendo magari cose del genere che possono capitare. Quindi fate anche l'esercizio tenendo mano destra sulla gamba e mano sinistra sul pad. Ci siamo abbastanza, la mano sinistra sta facendo le terzine abbastanza fluide. Ok, trasliamo tutto questo dall'altra parte. Cioè adesso la nostra mano debole suonerà gli ottavi, la mano forte suonerà ottavi, terzine, poi di nuovo ottavi. Prova del 9. Veniva meglio di destra in effetti, vabbè. Però la cosa importante è cercare di fare bene gli unisoni. Questo è difficile, anche a me non vengono benissimo gli unisoni, ogni tanto faccio un po' dei flam, però vabbè, non vi preoccupate, cercate di fare gli unisoni il più giusto possibile, soprattutto quando siete solo ottavi, e suonateli tutti alla stessa altezza, nel senso senza accenti, cose, quelli poi li vedremo, anche perché poi vorrei fare un video dove vi faccio vedere questa cosa, dove la uso veramente. Adesso vi direte: ok, bello, ma cosa serve? Questa in realtà serve veramente soprattutto nei groove, si possono fare un sacco di cose, e tra l'altro il problema è vero che questa cosa l'ho presa da Filmer e quindi potrebbe scrivermi qui sotto nei commenti delle cose brutte perché l'ho copiato. Però ecco, facciamo così, adesso scrivete tutti qui sotto nei commenti, così poi gli rompo le scatole. Quello sul groove ce lo fa lui. Facciamo un video, io e Phil, dove però io non suono, meglio, in modo tale da fare un video con Phil dove lui mi fa vedere queste cose qua. Rompete le scatole a Filmer qui sotto nei commenti, così poi si sente obbligato e lo deve fare per forza, anche se non vuole. Ok, andiamo a mettere insieme queste cose. Fino adesso abbiamo fatto la mano destra tiene gli ottavi, la sinistra fa la mano sinistra tiene gli ottavi, però in questo caso una mano continua sempre a fare la stessa cosa. Invece adesso cosa faremo? Ottavi con tutte e due le mani, destra terzine, sinistra ottavi, e poi invertiamo, quindi senza fermarci, sinistra terzine, destra ottavi, poi terzine in unisono tutte e due le mani, e poi torniamo indietro, quindi. Perché questa cosa ci migliora la tecnica, la velocità, gli unisoni e tutto? Perché gli unisoni, ovviamente l'abbiamo capito, abbiamo tantissimi unisoni da fare, sia quando suoniamo con le mani insieme, sia quando incominciamo a mischiare le cose, che comunque tanti unisoni ci sono. E velocità soprattutto, perché questa cosa, ok, adesso l'abbiamo fatta lenta, ma si può portare anche più veloce. Già comunque se la facciamo a questa velocità,
i polsi incominciano a funzionare, incominciano a faticarsi un po', quindi non è male. Più che altro nel PDF che vi farò, perché ovviamente ci sarà un PDF, vi scriverò, come ho fatto adesso, una battuta di ottavi, una battuta di terzine con gli ottavi, una battuta. Voi potete fare, anzi, fate più battute, nel senso, cominciate con gli ottavi, ma quando poi la mano sinistra, ad esempio, incomincia a fare le terzine, cioè... non tenetelo solo per una battuta, andate avanti un po', cercate di farlo sempre meglio finché non siete stanchi, ovviamente. Come sempre lo sapete, quando sentite la mano, il braccio, qualcosa affaticato, non tirate mai. Anche se dovete andare veloci, non tirate mai. La mano deve essere sempre molto, molto, molto rilassata. Un po' di affaticamento ci sta, ma un po', non troppo. Quindi il video finisce qui, mi raccomando, ci sarà un PDF dove vi scriverò tutto. Andate qui sotto in descrizione, lo trovate, lo scaricate tranquillamente. E poi vi farò un video, o io o Phil, non lo so, dipende anche un po' da voi, secondo me. Un video in cui si farà questa stessa roba che abbiamo fatto sul set, in modo un pochettino diverso, con gli accenti, con le ghost. Un po' diverso, ma molto, molto, molto interessante. Quindi come sempre iscrivetevi al canale, mi raccomando, cliccate mi piace qui sotto se il video vi è piaciuto. E basta, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!